Siamo a Corbetta, nella sala consigliere del comune, con Marco Ballarini, il sindaco del comune di Corbetta, al quale vogliamo porre qualche domanda in merito a una vicenda che sta già facendo il giro del nostro territorio. A marzo è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica, anonimo, è il caso di dirlo, che praticamente creava problemi in merito delle decisioni del sindaco e della giunta di assegnare degli incarichi all'interno del comando di polizia municipale. Questa vicenda è rimasta nel nulla, probabilmente perché l'esposto era anonimo, ed è stata tirata fuori da un giornale locale di Magenta che praticamente ha pubblicato la vicenda e ha mandato poi tutto quello che era la lettera, l'esposto, insomma i documenti in suo possesso al sindaco. Vogliamo sapere dalla viva voce di Marco Ballarini qual è la sua opinione, anche perché è l'attore principale di questa vicenda purtroppo, l'oggetto principale di questa vicenda. Buongiorno a tutti, beh sì, è una vicenda triste che ho vissuto con rammarico perché praticamente qualsiasi persona in modo del tutto anonimo prende e scrive tutto quello che gli viene, gli passa per la mente, quello che gli viene in mente, infangando chi invece tutti i giorni sta cercando di fare il proprio lavoro insieme alla sua squadra per amministrare al meglio una città. Ecco, praticamente io ho avuto notizie da una testata online della zona di questo esposto anonimo. Come dicevi, mandato a diversi enti a marzo, di cui nulla ho saputo, no? Nulla so, che contiene tutta una serie di falsità facilmente verificabili in quanto false, no? In quanto tendenziose, e forse è per questo che è anonimo, no? Perché altrimenti sarebbe preso una querela, no? Allora ha preferito nascondersi dietro l'anonimato, essendo così libero di infangare liberamente, dicendo tutta una serie di cose che sono concretamente e facilmente verificabili come false, no? Al solo scopo di vendetta, al solo scopo di infangare un sindaco, un'amministrazione che invece, secondo i cittadini, stanno cercando di fare del proprio meglio per la propria città, forse questo è lo scopo, perché se invece si fosse saputo di qualche irregolarità che hanno fatto gli uffici, non il sindaco, che ha fatto il sindaco, bastava mandare una denuncia con scritto nome e cognome firmata, sapendo che era vera, e non c'è nessun problema. Comunque i miei uffici, l'amministrazione comunale di Corbetta, io stesso siamo a disposizione se qualcuno vuole chiedere qualche atto. Tra l'altro tutti gli atti citati sono pubblici, quindi non c'è nessun problema ad averli, a consegnarli, a discutere insieme. Spiace solo che una persona si sveglia al mattino, prende un foglio Word e manda una lettera anonima infangando chi invece tutti i giorni lavora per il bene di Corbetta, perché non dimentichiamoci che oggi è toccato a me, ma domani potrebbe toccare a chiunque, quindi non può passare la linea dell'esposto anonimo che infanga tout court. È una cosa triste. Il lato positivo invece è che sono contento che invece la città di Corbetta abbia capito questa cosa e mi abbia inondato di like, di messaggi, di commenti, telefonate, di visite, esprimendomi il proprio sostegno, no? Proprio perché hanno capito che oggi è toccata al sindaco questa cosa, questa infamità anonima, domani può toccare un altro cittadino, a un'altra autorità, un'altra istituzione. È una cosa triste. Però siamo a disposizione, siamo sereni, perché quando uno lavora per il meglio è sempre sereno. Hai intenzione di sporgere denuncia? Guardi, ben volentieri, abbiamo già dato tutto ai nostri avvocati. Qual è il problema? Che siccome chi ha scritto sa di aver scritto delle castronerie, delle falsità, ovviamente non si è firmato, quindi sarebbe comunque una denuncia contro anonimi e quindi non porterebbe niente. Stiamo cercando di risalire a chi divulgato che ha fatto, in quel caso agiremo. Comunque abbiamo tempo 90 giorni per agire legalmente contro questo esposto anonimo, ma non definirei neanche esposto anonimo, contro questa infamità, contro questo buttar fango gratuitamente, perché l'esposto di solito è circostanziato di cose vere, invece ogni punto è una palese falsità. Un'ultima domanda, visto che diciamo così, questo anonimo cita espressamente argomenti che riguardano la polizia locale, girano voci che potrebbe essere addirittura un corvo, come si chiama, una talpa all'interno della polizia locale. Quale fondamento ha questa voce? Non spetta a me dirlo, no? Forse chi ha letto questo esposto anonimo ed ha più esperienza di me, forse può dire questo. Non spetta a me dirlo.
chiunque sia e a che corpo appartenga o che cosa appartenga, non mi sembra che abbia fatto una cosa bella, e ne risponderà poi, spero, in futuro in qualche modo. Bene, ringraziamo il sindaco Marco Ballarini di Corbetta del tempo che ci ha dedicato. È stato un piacere. Ci vediamo domani. Buona giornata. Buongiorno.